Ciao raga, oggi iniziamo andando all'Alpe Troggione. Poi vedremo pian piano. E qua già mi sembra ripida. Siamo partiti da Vanzone. E boh, vediamo dove arriviamo. La giornata sembra bella, sembra. A dopo. Ecco raga, siamo arrivati a Ronco, ma porca vacca, porco cane, porco Giuda, se tira. Alpe Ronco. Ah, si va alla miniera dei cani qua, de. Ma non ci vuole neanche tanto. L'Alpe Ronco sono 2-3 ruderi, no, anche 4-5, ma ormai le tunnai. Porco cammele ripida, fatica. Vabbè, proseguiamo raga. Bello il faggeto, il sentiero è stupendo. Molto bello. Oh, arriva un po' di sole, era ora. Boh, adesso dove arriveremo non so. Raga, siamo arrivati all'Alpe Troggione. Pizzo San Pellegrino, lo vedi con la croce? Là. Sì. Questo San non so cos'è. Martino. San Martino, sì. Sì, Pellegrino, San Martino. Adesso facciamo uno spuntinazzo. E poi, va che colori? La direzione è di là però. Sì, lo so. Ciaone. Ciaone. Boh, stiamo salendo. Dove arriviamo non si sa. Però stiamo salendo. Tutti posti nuovi. Una fatica, raga. A dopo. Qui la valle si apre e là si vede un colle che non so se riusciremo a arrivare. Boh. Vedremo. La valle è stupenda, ma che roba. Sentiero è ripido ma sempre bello, qui scende un attimino ma poi te la fa pagare dopo. Sì, a dopo. Stiamo camminando verso l'ignoto. L'unica cosa certa è come è ripido. Qualcosa di carina in miniatura. Eccoci arrivati all'Alpe Valaretto. O Vallaretto. Quello che è, siamo circa, cos'è, a 1900 quasi. Uno spettacolo, raga! 1800
spettacolone. Sì, ma una mazza. A dopo. Eccoci arrivati al rifugio. La tavernetta. È uno spettacolo immenso, ma anche la fatica è immensa. Mamma mia, si arrivava più. Adesso bel riposo, ragazzi. Mi ha trovato un sasso coppellato, guardalo qua, sopra il rifugio con delle coppelle. Non siamo a Cicogna, eh? Siamo in un posto assurdo qua, boh, non lo so. Sembra di toccare il cielo. Sopra il rifugio Lavareggi. A dopo. Siamo arrivati al passo, che non mi ricordo più il nome. Dall'Aretto? Mi sembra. Beh, in ogni caso è uno spettacolo. Ci ha tirato neri, ragazzi, neri, ma più che neri non si può. Neri come il carbone. Sì. Ah, quello è San Martino? Sì. Cazzo, che figata. Quello con la croce. Che bello da qua. No, no, che andiamo su. Tu dove? Al pizzo. Raga, stiamo salendo verso l'ignoto. Ci sono ancora i mirtilli. Raga, siamo arrivati al Pizzo Vallar! Mamma, non si sa da che parte guardare! 2240! Ai. Ragazzi! Raga! Spettacolo. Uno spettacolo lunare! Raga! La Maria col braccino! Guarda che cazzo ha fatto! Dobbiamo tornare ancora. Sì. Da qui arriva un altro sentiero. Wow. Che spettacolo da là! Bisogna capire da dove arriva. Ecco. C'è un da vomitare. Ma che c'è gli occhiali qua? So. Dalla fatica viene il vomito. Infatti. Non è passato, non mi ero venuto prima. Oh, raga, adesso stiamo scendendo. Adesso andiamo al rifugio a recuperare lo zaino. Che vale, va. Raga, che roba. Boh, metto via.
Ci vediamo dopo. Siamo tornati al rifugio, abbiamo fatto tutto quel pratone, questa è l'anticima della Vallar, perché la Vallar è più dentro, là c'è il passo. Siamo tornati al rifugio, adesso vi faccio una panoramica che è bellissimo. È uno dei rifugi più belli che abbia visto, tenuto in ordine, pulito, Accogliente, piccolino. accogliente, con tutto il necessario, la stufa. Molto Vicino. molto bello. Sopra c'è la parte sopra per dormire e anche la parte sotto che c'è il divisorio. È tenuto da Dio, bello, 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 bello. Vediamo se vede San Martino da lì. Allora si vede là, op, si vede una cosa. Raga, questo è un signor, va con la carta igienica, coso di pronto soccorso, Lo Scottex. lo Scottex, la stufa messa Se bene. volete fare un'offerta, c'è la cassettina. Bello, Veramente, veramente un bel rifugio. piccolo, ma Confortevole. con tutto, C'è non manca tutto, tutto niente. de. Bicchieri, tutto, Qui si tutto vede che c'è dentro. quella che caricava l'Alpe. La tavernetta. Boh, adesso scendiamo. Abbiamo appena fatto 300 metri di dislivello in discesa. Adesso ce ne mancano 1200. Allegria. Auguri. Auguri! Ciao, A a dopo. dopo! A dopo! Boh, stiamo scendendo. Bel pezzo, quello lì è l'Alpe, cos'è? Vallaretto, no? Quello lì. Sopra là si vede il rifugio. Eccolo lì. La discesa è lunga e impegnativa. Come la salita. Come la salita. Ecco il versante che abbiamo salito e disceso. Questa è la cresta che porta al Pizzo Vallar, ma è un'anticima. Da lì ci sono ancora un po' di metri di dislivello, fai 200, 300. Quello lì è il passo. Là si vede, si intravede l'Alpe, come cazzo si chiama, non mi ricordo, Vallaretto. Sì. E questa è quella bellissima cascata che abbiamo costeggiato. L'abbiamo costeggiata fino a un certo punto, l'abbiamo attraversata, un po' insidioso, che è tutto umido, e la parte più difficile è stata fatta. A Che bello quello giallo. dopo, siamo ritornati a Troggione, 1300, e c'è ancora un po' di discesa. Un po', minchia. Trovato? Boh, eccoci tornati a Roletto. Il trekking si è concluso. Andata e ritorno dalla Pizzo Vallar o Cima Vallar, non lo so, una cosa infinita, più di 1600 metri di dislivello. Il percorso bisogna essere ben allenati per farlo. E fino al rifugio il sentiero è bello, bellissimo, ben segnato, a parte che in piedi in alcuni punti un po' delicato. Poi dal rifugio arrivare al pizzo, ma si va su a scalata libera per i pratoni. Da dove siamo arrivati? Da qui o da qua? Dove? Di là, di là, dovrebbe essere qui. Boh, siamo distrutti,
un giro da fuori di testa, veramente impegnativo. Ancora ho letto. Il tour è finito e ci sentiamo la prossima volta. Siamo sopravvissuti. Ciao! Ciao. Senza parole. Che bello il comignolo. Sì, va che bello il cammino.